A proposito di degrado, vi faccio vedere, perché legato ai beni culturali, abbiamo fatto 3 tappe con Federica Ionta nel degrado, diciamo, chiamiamolo così, della Roma imperiale. Ancora una volta è la fotografia di come si gestiscono male, insomma senza scenario, senza intelligenza, beni culturali che ci potrebbero dare risorse e molti più turisti. Vediamo. Eccola, oggi la Roma degli imperatori. Siamo tra il Colosseo e via Merulana e così è ridotto l'ingresso alle Terme di Traiano. C'è immondizia, ci sono cartoni, ci sono addirittura degli incendi. È un gran peccato perché sotto a noi ci sono i resti della Domus Aurea che Traiano, alla morte di Nerone, ha voluto nella sua damnatio memoriae interrare e utilizzare come sostegno per le sue terme. Questo è l'ingresso alle terme, chiuso, come spiega il comune, fino a data da definire. C'è un progetto in atto di restauro della Domus Aurea, tuttavia il progetto manca di fondi, quindi va a rilento. Intanto nell'abbandono l'unico punto curato di tutta l'area è questo. Guardate, questa è la struttura delle terme di Traiano. Proprio dietro c'è l'ingresso a un ricovero di un senzatetto con coperte, c'è addirittura una rivista lì, elastici, panni stesi. Ma è tanto tempo che tu stai qua? Tanti come voi vengono e passano, però ancora non si è trovata nessuna possibilità, anche se c'è, per sistemare un po' le cose. Comunque sono solo qui, tra i tutti. Proprio di fronte a quel che resta delle terme c'è il parco del Colle Oppio. Lo scorso anno si è parlato di un fondo di 13 milioni di euro per riaprire la Domus Aurea entro il 2019, ma i viali che puntano al Colosseo sono ancora così. Sempre nel cuore di Roma, dietro la Rapacis, c'è un altro imperatore il cui ricordo è lasciato a un abbandono eterno. Questo è come ci appare il più grande mausoleo circolare mai rinvenuto, dove erano sepolte le ceneri di Augusto e di tutta la sua dinastia. Dimenticato dietro un recinto fatto di piloni di cemento e di una rete metallica che blocca la visuale, ma non l'immondizia che si accumula con indifferenza ai piedi di quella che è stata la tomba del primo imperatore di Roma. C'era un progetto per restaurare il sepolcro e per risistemare la piazza, ma il progetto è stato bloccato a gennaio 2016. Per quale motivo? Al bando di gara erano state proposte offerte troppo al ribasso. Nonostante i fondi fossero stati trovati, 10 milioni di euro, il mausoleo resta chiuso con un'unica, anche qui paradossale, eccezione. È tuo il gatto? Sì. Ma tu abiti qua? Ma chi sei, scusa? Ma come fai a mettere le cose dentro? Ma è da tanto tempo che sei qua?